Bella ragazzi, sono Kingsley Corporation e non ci perde... Vaffanculo. Ciao ragazzi, sono Kingsley Corporation e oggi siamo qui su una reazione a Stranger Things 4. Un teaser trailer è dedicato a 11. Sono in hype, non l'ho visto ieri, so che è uscito ieri, però non ho potuto fare il video. Adesso lo guardiamo con calma. 3, 2, 1. Faremo anche gli analisi, Quindi. I segnali dicono di sì. Da 4 più 7 a 11, però c'è anche l'8. Attenzione, attenzione. Brenner. Good morning, children. How are you today? Good, Papa. Good. I'm glad to hear because today I have something very special planned for you. Eleven, are you listening? Ok. Adesso interrompo il video. Lo scusate, ragazzi, l'emozione. Adesso interrompo il video e riprendiamo subito dopo. Ok, ragazzi, che dire? È stato un bellissimo trailer. Non me l'aspettavo, tra l'altro, perché ieri ero in giornata, stavo guardando i video che avevo caricato. Poi a un certo punto è arrivata una notifica di Stranger Things TV su Instagram e hanno pubblicato il video. Allora, ci sono state delle cose che mi hanno fatto più osservare nel video. Allora, intanto il sospirare ogni volta va a finire che 11 nella quarta stagione non va per niente alla grande, sarà molto in pericolo, visto che nella terza stagione, spoiler, ha perso i poteri. Quindi speriamo che non muoia, perché è il mio personaggio preferito, oltre a Hopper. Poi vediamo questa bambina che fa scendere questo disco che cade sul 7 col 4, 7 e 8. Vabbè, sappiamo che 7 più 4 fa 11, quindi il risultato va a finire sempre quello, il personaggio 11. Poi c'è l'8. Nella seconda stagione abbiamo già incontrato questo numero, questa persona che è la sorella di Jane, che sarebbe 11, che non mi ricordo come si chiama. Vabbè, era 8, quella là che fa apparire le paure degli altri e diventa reali. Vabbè, può darsi un ritorno di lei? Speriamo, speriamo. Poi, cambiando immagine, abbiamo anche le bambine che hanno la telecinesi pure loro. Incredibile, incredibile. Guarda, lusingato, lusingato. Poi vediamo il capellone del dottor Brenner, che dice buongiorno bambine, buongiorno papà, in riferimento alla prima stagione, che 11 le chiamava papà al dottor Brenner.
Vabbè, oggi sarà una bella giornata perché vi farò vedere questa persona. Questa persona sicuramente sarà 11. Vediamo la porta di 11 proprio. E la frase finale. 11, mi stai ascoltando? Che vuol dire questo? Questo è molto importante. Ovviamente che non so spiegare perché devo ancora analizzare meglio. Non so se ci saranno... Mamma mia, quanti segnali nascosti che sta in questo video. Non lo so. Io spero che nella stagione 4 11 sopravviva, perché sennò io non lo guarderò mai più. Mai più. E niente, ragazzi. Ah, poi mi metterò anche la foto dell'attrice che ha messo la foto con 011 di 11. E io già da lì, quando l'aveva pubblicato, perché l'avevo visto prima del trailer, ho detto, perché l'avrà messo? Sarà un ritorno, ok, va bene. Però bomba, così a bomba, secco. Non me l'aspettavo. E niente, direi... bellissimo trailer, spero di vederne altri, oppure che fanno uscire subito la quarta stagione. Secondo me la fanno uscire ad ottobre 2021, spero, con tutto me stesso, poi non lo so. Vediamo, vabbè. Signori, grazie per aver guardato questo video. Come al solito vi dico di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi.